Dopo più di un anno che ho aperto questo canale YouTube e che ho caricato video su internet, mi sono reso conto che non mi sono mai preso 2 minuti di tempo per pubblicare una video presentazione del negozio, di me, di cosa faccio, di chi sono, e quindi ho voluto sfruttare questa settimana di agosto, questa prima settimana di agosto che dovrebbe essere tranquilla in negozio, per prendermi 2 minuti appunto e girare questo video. Poi così questo video sarà disponibile sul canale per tutti quelli che arrivano per la prima volta sulla mia pagina e vogliono sapere un po' di cosa si tratta e che cosa faccio. Dunque, mi chiamo Luca, ho quasi 30 anni perché li farò a settembre quando torno dalle ferie. Dicevo, ho quasi 30 anni e sono il titolare del negozio Tutto Spinning di Pusiano. Con qualcuno che vede i miei video ci siamo già conosciuti sui social o addirittura in negozio quando qualcuno è venuto a trovarmi dopo aver visto i miei video. Dal 2017 lavoro a tempo pieno nel mio negozio qui a Pusiano, sulle splendide rive del lago appunto di Pusiano, in provincia di Como, e seguo anche la controparte online del mio negozio tuttospinning.com. Non è sempre facile seguire tutto da solo perché sono da solo in negozio, però quando ho deciso di cambiare vita sicuramente non mi aspettavo una strada in discesa, mi aspettavo che ci sarebbero state diverse difficoltà. Ho detto cambiare vita perché, come potete immaginare, non mi sono sempre occupato di pesca. Prima il mio lavoro era quello di sviluppare siti internet e occuparmi di web marketing presso alcune web agency sparse tra l'Italia e il Canton Ticino. Negli anni di agenzia ho fatto moltissime esperienze e ho lavorato con diverse aziende in diversi settori: moda, sport, intrattenimento, grandi industrie e addirittura film per adulti. Dal 2012 aveva cominciato a stuzzicarmi l'idea di applicare quello che già facevo per i miei clienti online anche al mondo della pesca italiano. Così aprì il blog della pesca insieme al mio storico socio di pesca, Lino. L'idea era quella di creare un social blog, cioè un posto dove qualsiasi pescatore avrebbe potuto scrivere delle proprie pescate, delle proprie avventure di pesca e dei propri consigli per altri pescatori. E inoltre le aziende avrebbero potuto utilizzare i nostri canali per promuoversi e per fare pubblicità ai loro prodotti e alle loro iniziative. Quello che non avevamo considerato è che si trattava del 2012 e c'era una ignoranza, chiamiamola così, abbastanza diffusa sullo strumento social e sullo strumento internet, e di fatto pochissimi pescatori vollero impegnarsi a scrivere, anzi pochissimi erano in grado di farlo sulla nostra piattaforma, e anche le aziende non erano così interessate a investire tempo e risorse per promuoversi su questi canali, nonostante i nostri numeri fossero molto buoni, perché quando presentavo i numeri alle aziende mi rendevo conto che le nostre visualizzazioni, il pubblico che avevamo era molto alto per l'epoca rispetto a tutti i nostri concorrenti. Dopo 3 anni in cui ci siamo impegnati a portare avanti il blog della pesca, scrivendo praticamente noi tutti gli articoli, arrivando a pubblicare più di 400 articoli l'anno, praticamente una piccola redazione di un giornale, e in quei 3 anni io intanto mi ero spostato a lavorare in Svizzera, mi ero trasferito a vivere da solo, decisi di prendere la palla al balzo e dire: bene, se non le aziende e comunque il settore non vuole capire l'importanza della comunicazione online, lo farò io per me e vi mostrerò come può funzionare. Così nel 2015, grazie alle mie conoscenze sul web e alle mie conoscenze con persone che lavorano nel settore, dovute anche a quello che avevamo fatto nei 3 anni successivi, e dilapidando quei 4 risparmi che avevo fatto lavorando in Svizzera, aprii tuttospinning.com, un negozio online specializzato nella sola vendita di prodotti per la pesca spinning. Nel giro di un annetto le vendite erano cresciute abbastanza da richiedermi sempre più impegno, quindi ero arrivato a dover fare una scelta: o licenziarmi dal mio lavoro e seguire a tempo pieno il sito, oppure lasciar perdere, mollare tutto e continuare a fare il dipendente. Ovviamente, se siamo qui a parlarne, potete immaginare qual è stata la scelta. Ovviamente non è stata una scelta semplice e facile da prendere, ci sono state tantissime difficoltà
ma alla fine, finalmente, a luglio 2017, questo negozio ha visto la vita. In realtà avrei potuto non aprire il negozio e continuare solo con la vendita online. Probabilmente mi sarei tolto dei gran bei grattacapi anche. Però a me piaceva l'idea di avere un punto di riferimento sia per me che per i pescatori. Un negozio dove la gente poteva venire, toccare con mano i prodotti, parlare con me, è proprio un punto di riferimento, mi piaceva proprio questo concetto. Quindi ho sfruttato l'occasione di aver trovato questo negozio in una splendida posizione, perché veramente io attraverso la strada e sono su uno dei miei laghi preferiti, e ho aperto il negozio fisico di Tutto Spinning. So che tutto questo potrebbe sembrare molto banale detto dal sottoscritto, però per me Tutto Spinning non è solo un negozio, è molto di più. Da 2 anni infatti, grazie al negozio e al sito, posso dire di vivere, di lavorare con la mia passione. La mia passione è diventata anche la mia ragione di vita, diciamo così, e questo secondo me non ha valore. Dopo 2 anni ormai posso cominciare a fare anche delle riflessioni sul percorso e su questi ultimi anni di lavoro. E posso dirvi sicuramente che se guardassi solo il lato economico, sicuramente non è stata una delle scelte migliori. Infatti dovete pensare che io prima lavoravo in Svizzera, avevo comunque, come potete immaginare, uno stipendio decente e sicuramente uno stipendio sicuro. Invece da quando ho aperto il negozio mi sono già automaticamente dimezzato il mio stipendio. E ci sono stati sicuramente dei mesi in cui quello stipendio non l'ho neanche visto col binocolo. L'altro fattore che invece tengo in considerazione è sicuramente il fattore tempo libero, che per me è molto importante. E sicuramente quando lavoravo da dipendente in ufficio avevo tutti i weekend liberi, potevo andare a pescare come volevo, alle 6 cadeva la penna, io uscivo dall'ufficio e fino alle 9 del giorno dopo non ci pensavo più, mentre adesso il negozio, essendo da solo, devo fare tutto io, preparare gli ordini che arrivano sul sito, dare retta ai clienti che vengono in negozio, pulire e caricare i prodotti sul sito e sistemare i prodotti che arrivano dai fornitori nella parete, tenere tutto bello ordinato e anche girare questo tipo di video. Sono un po' le tipiche cose che una persona che apre un'attività da solo deve affrontare, e logicamente non ho più tutto questo tempo libero che avevo prima e non posso andare a pescare tutti i weekend, non posso andare a fare dei viaggi, prendermi le ferie quando voglio. Insomma, il mio tempo libero è diminuito. Però, nonostante abbia meno soldi e meno tempo libero, non riesco a vedere negativamente questi 2 anni, perché, come ho detto prima, ed è per me molto importante, finalmente la mattina quando mi sveglio so di andare a fare un lavoro che mi piace, in un posto che mi piace, dove io comando e mi sento realizzato. Questo non vuol dire che sputo nel piatto in cui ho mangiato fino a ieri, nella comunicazione online e nel web marketing, perché di fatto continuo a farlo, solo che adesso non lo faccio più per dei clienti esterni, ma lo faccio per me stesso. Poi in realtà ho ancora qualche cliente che seguo, molto fidelizzato, diciamo così, ma questa è un'altra storia. E anche questo canale YouTube fa parte di questo piano, chiamiamolo così, per trasformare la mia passione nel mio lavoro e per poter vivere di pesca. Una cosa che dico sempre è che l'obiettivo non è vendere esche, cucchiaini e canne ai pescatori e vivere di questo. L'obiettivo è vivere di pesca, che è una cosa diversa. Quello che vorrei fare con questo canale YouTube sicuramente è aumentare i video e renderlo veramente una piattaforma, un qualcosa utile per i pescatori, un intrattenimento a livello di pesca utile per i pescatori e anche per me ovviamente come negozio. Ho sicuramente, come ho già detto altre volte, l'idea di portare questi video, che fino adesso sono sempre stati più o meno dentro al negozio, anche fuori dal negozio e in pesca. Come ho già detto tante volte, ci sono delle difficoltà in questo, perché io sono da solo, come abbiamo detto, e fare le riprese da solo mentre peschi e intanto parli o dici qualcosa non è semplicissimo. Puoi farlo con la GoPro, puoi farlo con la macchina appoggiata se sei in barca, ci sono varie soluzioni da trovare.
E ovviamente ci dobbiamo mettere anche che io sono un perfezionista. Ho già detto un'altra, mi è capitato di spiegare già un'altra volta, io ho già fatto dei video in pesca all'esterno, però quando li ho montati li ho buttati via perché non mi soddisfacevano. Ma per il futuro vedrete che prima o poi ci arriverò a fare questo tipo di video. Anche per il negozio ho dei buoni progetti per il futuro. Tutto Spinning è in continua evoluzione perché essendo da solo a decidere, diciamo che tutto il processo decisionale è abbastanza snello, per cui ho delle idee per il futuro che mi piacerà sviluppare. E nella mia idea, come ho detto, negozio, tutto Spinning e canale YouTube fanno parte di una cosa unica, sono insieme. Non tanto solo per la promozione, perché non ho mai abbandonato l'idea quella di portare un po' di innovazione nella comunicazione nel settore pesca. E questo canale YouTube, secondo me, nella mia ottica potrebbe diventare veramente questo passo di innovazione. Banalmente, anche in altri settori in cui ho lavorato, diversi dalla pesca, quando uno youtuber, un blogger, un creator, diciamo così, deve promuovere un prodotto, lo deve prendere accordi con negozi, con aziende, produttrici, per poter avere quel prodotto, per poter avere un compenso e per poterne parlare. Per me invece è diverso, perché il negozio è mio, quindi decido io quando, se e di quale prodotto parlare e anche e soprattutto come. E ho notato che questa cosa piace moltissimo ai pescatori, perché in questo modo quando vedono un prodotto e poi chiamano il negozio, innanzitutto parlano sempre con me, alle mail rispondo io, al telefono rispondo io. Questa cosa ovviamente ha delle limitazioni, però loro sono molto soddisfatti dell'avere a che fare con chi hanno visto in video, quindi hanno già una specie di familiarità. E poi piace anche alle aziende, infatti diverse aziende hanno visto i miei video, ne hanno capito il potenziale e cominciano a chiedermi sempre più spesso di inserire nuovi i loro prodotti nei miei video, mi danno ottimi spunti di riflessione, anche spunti da cui partire per poter fare dei video, e questa cosa è molto importante. E poi certe volte riusciamo anche a concludere degli accordi per cui io quei determinati prodotti di cui voglio parlare magari riesco a comprarli con un certo sconto, che insomma non fa mai male. E infatti uno dei progetti che ho per il futuro del canale è sicuramente quello di coinvolgere nei miei video anche altri pescatori e anche le stesse aziende, un po' come ho fatto per esempio con il video di Flumen che abbiamo pubblicato quest'anno, dove è arrivato qua Mauro e abbiamo parlato insieme dei suoi prodotti. Un video che ha avuto moltissimo successo e infatti è uscito poco prima della fiera di Vicenza, e sia Mauro in fiera che io quando sono stato e nei mesi successivi ho sempre avuto gente che mi diceva: ho visto il tuo video, bellissimo, mi hanno incuriosito i prodotti, vorrei venire a vederli. Insomma, è stata una bella esperienza che mi piacerebbe ripetere anche con altre realtà. Insomma, per i prossimi mesi ci sarà tantissimo lavoro da fare. La cosa non mi spaventa, perché nonostante tutto, appunto, come ho detto prima, quando lavori per te stesso e sei felice di quello che stai facendo, il lavoro non ti pesa, la fatica non ti pesa. Io adesso mi prenderò 2 settimane di ferie per staccare un po' il cervello, riposarmi, rilassarmi insieme a mio figlio e alla mia famiglia, che anche questo è una cosa importante, visto che avendo perso molto tempo libero anche loro purtroppo ne risentono. Voi intanto, se avete qualche suggerimento o qualche consiglio per il futuro, qualche idea, non abbiate paura di scriverla pure nei commenti. Questo è un video un po' diverso, è uscito un po' così, ma avevo voglia di fare questo video un po' parlato a ruota libera. Se non lo siete ancora, ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale YouTube per non perdere i prossimi video e tutto quello che farò nei prossimi mesi. Noi ci rivediamo dopo questa pausa estiva. Voi intanto, mi raccomando, andate a pescare, perché la pesca è la cosa più bella che c'è al mondo.